Buongiorno a tutti, Gianicani, e benvenuti in un nuovo video. Sono sempre qui a casa di Andrea Fearless D'Astoli, perché ormai mi casa è il tuo casa. Non so quest'uomo dove si vuole ubicare, dove ti vuoi ubicare? Ma mi ubico in giro. Ah, si ubica in giro. Questo è un video ask, da un po' di tempo che non faccio un video ask, allora ho detto, perché no, facciamolo. Incominciamo con le domande. Di punto Giada mi chiede: ti sei mai arrabbiata talmente tanto con qualcuno della famiglia che poi te ne sei andata via di botto? Questa domanda capita a fagiolo, perché appena in questo diario che avete visto nel vlog c'è Andrea, cazzo! In questo diario c'è una mia crisi isterica contro i miei genitori, perché io quando litigo con mia mamma, io litigo sempre sia con mia madre sia con mio padre. Allora, quando ero più piccola scrivevo tante cose brutte per sfogarmi, quindi sì, litigo spesso con qualcuno della mia famiglia, però non vado via di botto perché poi alla fine dovrei ritornare, quindi che senso c'ha andare via se poi torni? Martina Blogs, ciao Giali, hai seguito le Olimpiadi? Un bacio. Non sono una brava follower, perché se tu guardassi i miei vlog sapresti che io amo le Olimpiadi e le guardo, l'ho pure vloggate. Sabsilvestri.jr: ti sei mai pentita di un tatuaggio? No. Sofia.candellone: in futuro vorresti avere figli? Se sì, come li chiameresti? Allora, io diciamo che non sono un amante dei bambini, perché non è che vedo un bambino. A me hanno insultato perché ho detto che odio i bambini. Non è che io vedo un bambino e penso, oh, che bello un bambino. No, solo se è veramente bello lo penso. Però da grande, cioè alla fine si cresce, da grande mi arriverà l'istinto materno da dire, oh, che bello, che belli i bambini. Comunque sì, vorrei avere un figlio, solo uno. E anche se vorrei avere un figlio maschio, mi piacciono solo i nomi da ragazza. Appunto, a me piace il nome Chloe. Claudia.myipage: hai mai saltato la scuola per una verifica o interrogazione? Sì, adesso che ho saltato la scuola posso dire egregiamente che ho passato gli ultimi 2 anni, la quarta e la quinta, a fare assenze tattiche. Tutti l'abbiamo fatto, cioè anche i prof lo sanno che lo fai. Mario.usai: cosa ne pensi del trash? Ti considero la trash queen, non prenderla come offesa perché io adoro. Se mi seguiste tutti su Twitter sapreste che io ho scritto nella mia bio trash lover, perché io sono assolutamente a favore del trash. Amo qualsiasi programma televisivo trash, da Uomini e Donne, Temptation Island, La D'Urso, Un Idolo Trash. Io veramente vivo nel trash, appunto, se no non mi piacerebbero le Kardashian, anche se anche lì avrei un discorso da fare. Comunque sì, mi sono molto felice che sono la tua regina trash, perché un idolo, cioè no, non è vero, un sogno della mia vita è essere una regina trash, una reality star. Comunque mi continuo a girare perché ho paura di Andrea, che è appena uscito dalla camera e non so quello che può fare. Vani Sozzi: da quanto tempo Kylie è la tua idola, ispirazione, quella di stile? Allora, Kylie non è il mio idolo, perché comunque, cioè io idolo non lo considero, però è una persona che mi piace moltissimo da più o meno un anno ormai, dal più o meno agosto scorso. Mi piace tantissimo e io la amo. Rosa02: ti è mai capitato di frenzonare qualcuno? Un bacio. Seriamente, una volta quest'anno. Divico: quali sono le ultime scarpe che hai comprato? Ciao Emanuele. Allora, le ultime scarpe che ho comprato sono delle Nike, ma comunque farò un video sulla mia shoe collection rinnovato, mettendo dentro anche le scarpe del vecchio video della shoe collection, perché ho un sacco di scarpe nuove e vorrei unirle tutte insieme. Mary8716: fai partire una canzone a casa dalla tua playlist e dici cosa ti ricorda. Vado su Spotify e metto dalla mia playlist, che si chiama Fave, e metto da lì la shuffle. Ed è la canzone Doctor di Josh Levy. E diciamo che sono quelle canzoni che ti pigliano bene, perché pensi che quando avrai un ragazzo vorrai dedicargliele, oppure vorrei dire dedicamela. Questo fa parte di quella playlist, di quel momento della mia vita in cui avrò un ragazzo, se mai accadrà nella mia vita. Martina Mandruzzato: qual è stato il tuo anno scolastico preferito e perché? Sarò una persona banale e scontata, ma il mio anno preferito è stato la quinta, anche se pensi, perché alla fine la quarta è stato l'anno in cui, ok, sono andata meglio a scuola in assoluto e dovrebbe essere il mio preferito, la quinta ha fatto schifo in confronto alla quarta. Però la quinta l'ho vissuta di maniera diversa. Quando vi dicono che la quinta è l'anno più bello e voi dite no, c'è la maturità, non è vero, la quinta è veramente l'anno più bello, maturità inclusa, è diverso, cioè sei proprio un gnocco la quinta, assolutamente. Seri: hai mai rotto i rapporti con una persona che per te era davvero importante? Se sì, come l'hai presa? Sì, è successo l'anno scorso, verso
scorso settembre, era una ragazza che voi avete visto, io mi ero affezionata subitissimo, era diventata in poco tempo una persona veramente importante, poi come tutte le persone della mia vita quando se ne vanno non mi dicono il perché, l'ho presa veramente male, ma è stato un duro colpo, mettevo a piangere, ero proprio ossessionata da sta cosa perché non capivo, però dopo ho capito che alla fine non ho fatto nulla di male, almeno, non che io sappia. E allora le cose si va avanti, non si può restare ancorati a ciò che si aveva e ripensarci, ma devi andare avanti perché il futuro ti dà cose meravigliose se tu solo ci credi o ci speri. Hyman's Photo. Previsioni sulla nuova stagione di Uomini e Donne. Cosa ne pensi ai nuovi tronisti? Allora, Claudio D'Angelo, il tentatore, io lo seguivo, avevo seguito subito su Instagram, mi piaceva, ma credo che sarà una sola, non vorrei dire, ma credo che sarà una sola, non sarà molto interessante. Il ragazzetto cestista amo, ma anche secondo me sarà veramente una sola, perché io lo amo la sua voce, il suo carattere, sembra uno di quegli sbruffoncelli giovani, però ho paura che può essere un Valenza 2.0, ma spero che si riveli un dama, anche se dama solo una volta nella vita. La ragazza mi fa schifo, non mi piace. E credo che il tronista gay mi darà grandissime soddisfazioni. Non lo dico soltanto perché è gay e quindi voglio fare la gay friendly. Comunque dalla presentazione mi sembrava l'unico terra terra, cioè l'unico che non se la sentiva di qua e di là, uno veramente interessato. Anche io ho paura perché a me il cestista piaceva veramente tanto, proprio uno gnocco. Alexandra Prior. Da piccoli eri più una bambina che vestiva le Barbie e gli strappava la testa. Io odiavo le Barbie. Le cuffiette di Sophie. Come reagisci ad un litigio con un'amica? Io piango, cioè veramente io rimango malissimo quando dico con una persona, sono proprio triste. Cerchi di chiarire, quindi fai tu il primo passo, aspetti che sia l'altra persona a venirsi a scusare. Aspetto che sia l'altra persona non perché sento di aver ragione io, ma perché mi vergogno. D1L3H mi chiede un sacco di domande, ma quello che preferisco è: qual è l'effetto di Snapchat che preferisci? Qua vorrei fare un appello. Io su Snapchat ripeto sempre che gli effetti che mi piacciono li tolgono sempre. Il mio preferito in assoluto è quello del coniglio che poi fa yarr, quello lì. Il secondo è quello che ti faceva una faccia strana che sembrava cartoon tipo Up. E il terzo è quello con la faccia triste, l'unico che mi metto sempre è quello con la faccia triste. Mica Monaco, mi porteresti a fare shopping con te? Ovvio, incontriamoci domani alle 48 al Mondadori di Trieste. Adesso vediamo tre domande che mi sono arrivate su Snapchat. Di Pazzaglia Sara. Ciao Giulia, allora ti volevo chiedere, preferisci l'inverno o l'estate? E perché? Sei bellissima, continua così. Un bacio, ciao. A parte che voi non l'avete vista perché sennò non era fuoco, ma lei è veramente una gnocca, cioè ve lo dico io. Comunque Sara preferisco, non lo so, l'estate alla fine è noiosa perché o hai qualcosa da fare tutti i giorni o ti annoi. Cioè io quando non ho niente da fare sto lì sul letto ad annoiarmi, invece d'inverno più o meno ho sempre qualcosa da fare, vabbè anche se studiare è brutto, però almeno non mi annoio. Quindi diciamo che l'inverno, perché c'è anche il pattinaggio sul ghiaccio, è vero. Ciao Gianni. Hai mai pensato di farti i capelli di un altro colore che non sia il nero? Un bacione di capelli. Allora, Camilla, io mi sono fatta 800 colori di capelli e per vederli tutti basta che andate sul mio Instagram, che se scorrete nel tempo li vedrete tutti. Mi chiamo Giallissa Guardo. Ha fatto una ragazza che non mi ricordo più come si chiama, AntoBaby08. Sinceramente me l'ha detto un mio compagno all'elementare in prima durante la lezione d'inglese e alla fine mi ero fatta qualche domanda, nel senso, perché se è Natale i centri commerciali erano pieni di giochi e durante tutto il resto dell'anno no, era una cosa un po' strana, nel senso, dicevo, ma why sta cosa? E il mio amico, un mio amichetto di merda, mi ha confermato la notizia. Questo era il video ask, spero che vi sia piaciuto e vi mando un bacione, ciao!